Salve ragazze, buonasera, come state? Allora, qui il caldo comincia a farsi sentire. Oggi ho fatto un get ready with me per farvi vedere nuovi prodotti, però vi devo dire che sto soffrendo anche se ho il ventilatore proprio attaccato qua. Allora ragazze, di che cosa vi voglio parlare oggi? Finalmente dei prodotti She Glam che mi sono arrivati e ora vi faccio pure la comparazione perché ho comprato gli stessi prodotti dell'altra volta ma in altre colorazioni. Allora cominciamo subito dal fondotinta compatto, ecco qua. Questo è quello che ho comprato prima, vi ricordate che è molto chiaro, ora ho preso questa colorazione. E l'ho applicato oggi, quindi poi lo vedrete in azione. I colori sono, per quanto riguarda quello chiaro, è porcelain, quindi porcellana. Ricordatevi porcellana. E adesso invece vediamo questo nuovo, anche se l'ho guardato poco fa. Allora, quello nuovo si chiama Peak, è scritto PEAC. Quindi, se vi piace questa colorazione che è più scura e adatta all'estate, si chiama PEAC. Ve lo dico come è scritto, vi viene meglio. Poi, che cosa ho preso? Ho preso questo rossetto che è praticamente. Diciamo più scuro. Questo è il primo che ho preso, questo qua nude, invece questo l'ho preso ora ed è più scuretto. Naturalmente poi nel video, quando vi lascio alla realizzazione del trucco, lo vedrete in azione e vediamo. Dunque questo si chiama Magical Delight, mentre questo nuovo si chiama, ve lo dico subito. Se la lente di ingrandimento mi fa vedere, oh, giuro che poco fa l'ho visto, ragazze. Ah, questo si chiama Cap Cupi Cupi Show, Capi Show o Cupi Show. Ragazze, è scritto piccolissimo e sono nomi alquanto strani. Poi vi faccio vedere l'ultimo. L'ultima, allora, questo è il primo che ho preso e si chiama Perriot, questo qua, mentre questo qua si chiama, vediamo se vi piace la colorazione, si chiama Pilot Twitch, quindi Pilot Twitch, e questo qua lo vedrete all'azione sempre. E appena vi lascio appunto a questo, alla realizzazione di questo make up. I rossetti li ho provati tutti e due, quindi li ho applicati, poi con un tovagliolo imbevuto l'ho tolto e ho provato anche l'altro proprio per farvi vedere tutti e due i rossetti applicati. Ok ragazzi, allora dopo avervi fatto vedere i trucchi, vi devo fare vedere una chicca, ragazze, ma una chicca, chicca, chicca. Allora, io avevo ordinato appunto insieme a questi cosmetici, avevo ordinato una borsetta da sera da mettere per il matrimonio di mia figlia, da mettere con il vestito quello lungo da sera, perché sapete che ho comprato scarpe, borsa turchese da mettere con il vestito per la cerimonia in chiesa dove ci sono dei richiami turchesi, mentre per la sera l'abito lungo è blu scuro. E guardate ragazze, mi fa impazzire questa borsa, mi fa impazzire e mi fa pure un po' ridere, perché quasi quasi potrebbe sembrare una stella di Natale. Allora, ragazzi. Ta-da! Ragazze, guardate che c'è qua, che dolcezza. Allora, vi faccio vedere da vicino il manico. Guardate il manico, questo manico rotondo è tutto pieno di strass e la borsetta è questa. Allora, a che cosa serve questo? Serve a mettere la borsetta tipo bracciale. No, vabbè, è una chicca proprio, ragazze. Allora, naturalmente non c'entra niente, non c'entra neanche il telefonino. Ho già provato, non ci entra. Allora, io metterò in questa borsa. Allora, ci metterò dei fazzolettini che ci entrano. Poi ci metterò magari un rossetto che servirà per ritoccarmi. E niente, praticamente, ragazze, non c'entra più nulla. Guardate, vi faccio vedere l'interno.
Però è un amore, ragazze. Io quando l'ho vista sul sito, ce n'erano tantissime, tantissime, ma questa era davvero particolare. C'è pure la catena che si mette, quindi si può fare a tracolla, ma io penso che la userò proprio così e sembra un bracciale con una palla di Natale enorme. Allora, questa non mi ricordo quanto è costata, forse sui 20 euro. Ma guardate che carina, è tutta strass, vedete? E niente, ragazze, quindi questa era la chicca che vi volevo fare vedere. E a me piace molto, vi ripeto, perché c'erano le solite pochette tutte che brillano, le solite forme, io ne ho tante. Ma quando ho visto questa palla così, poi tra l'altro non mi ricordavo che c'era questo manico tondo, proprio si può mettere tipo bracciale, mi ha fatto impazzire. Ok, ragazzi, allora io vi saluto, vi lascio alla realizzazione di questo video. È stato un video lungo e comunque noi ci vediamo sempre domani mattina. Mua! Ok, ragazzi, allora cominciamo questo Get Ready With Me con questo caldo. Allora, ragazze, sto utilizzando questo campione di crema, che è quello sempre della Sindina, quello di Mulac. È una crema non grassa. Sì, decisamente è non grassa, è fresca, è quello che mi ci vuole, diciamo, in questo periodo, perché sapete, un attimo mi metto una bella pinzetta, diciamo è quello che ci vuole per me in questo periodo, perché sapete quanto sudo e quindi questa sì, praticamente si assorbe subito, altrimenti non l'avrei neanche messa, ragazze, figuratevi. Ok, allora ragazze, sapete che oggi devo provare queste nuove cose che mi sono arrivate. Vedete, sto ancora assaggiando e praticamente è scomparsa, non si sente più. Però la pelle è idratata, naturalmente sapete che per fare un buon trucco ci vuole prima una buona detersione, poi ci vuole anche un po' di idratazione. Ok, allora ragazze, cominciamo. Sto mettendo il correttore, quello di Siglam, che è un pochino più chiaro. E praticamente mi sono già scordata di prepararmi una cosa. Vediamo se la trovo subito, ragazze. Stacco un attimo e cerco. Ok, ragazze, cercavo la Beauty Blender, questa piccolina nera, che è bella pulita. Ieri ho lavato tutte cose. Sono tutti belli puliti. Nel frattempo vi volevo dire di notare qui la M di Marianna, Lady Pink, questo è il mio marchio, questa M un pochino illuminata, che però le luci si vedono poco perché la stanza è molto illuminata, quindi si vedono poco. Allora, vi stavo dicendo che ho il ventilatore qui alla mia sinistra, messo che gira, oscillante, è messo però al minimo. Speriamo di non beccarmi qualche dolorino. Allora, ragazze, quindi dobbiamo provare oggi il nuovo fondotinta, quello di Siglam, che è qua. Questo è quello vecchio. Ora vi faccio vedere anche la differenza di colore, diciamo che si vede. Allora, ragazzi, ecco qua. Questo è quello che ho comprato il primo. Vi ricordate che quando lo applicavo vi dicevo mi sembra troppo chiaro per questo periodo? E questo, vedete, questo è quello che mi è arrivato stamattina. Vedete che differenza che c'è? Ok, allora ora lo vado a provare. Ancora non l'ho provato, proprio sto cominciando ora. Ragazza, la confezione è bellissima, eh? Così, poi alzate qua e trovate un bellissimo specchietto e la sua spugnetta. Allora, vediamo come mi trovo con questo fondo, come mi trovo, soprattutto, per il discorso iperidrosi, quindi sudore.
Allora, diciamo che la crema si è asciugata, però, come dire, io sono sempre un po'... Ecco, cercavo un fazzolettino per tamponarmi, ragazze. Eh sì, voi direte, vabbè, è una fesseria che mi dà fastidio. Allora, vedete il colore? Allora, vediamo com'è. Proviamolo insieme. Oh, ok, diciamo che ci siamo meglio col colore. Decisamente. Sì, quello è un colore che poi io in inverno mi ritroverò tranquillamente, ma per ora è troppo chiaro. Ho fatto mezza faccia di proposito. Allora, questo è quello col fondo e questo è quello senza fondo. Vedete, da questo lato, diciamo, la pelle è perfezionata, è tutta un colore. Nonostante io non abbia, diciamo, macchie, non ho brufoli, però, diciamo, qualche discromia sulla pelle c'è sempre. Quindi con questa si va a uniformare, appunto, la pelle. Naturalmente, ragazze, lo potete stratificare, fare più leggero, più forte, insomma, come vi piace. Ok, allora quindi qua ci siamo, diciamo, la differenza è molta. Allora, io cerco un'altra cosa. Chissà se la troverò, ragazze. Sì, l'ho trovata. Allora, cerco un'altra cosa perché cerco ora il correttore di Mulac. Poco fa ho messo questo di Shiglam perché pensavo che facesse troppo contrasto. Invece sto vedendo che anche quello più scuretto va bene. Quindi ora metto poco poco di quello di Mulac che è più scuro. Un pizzico. Si avvicina, vedo che si avvicina molto al colore del fondo, di questo fondo. Ok, sì, è meglio, quindi si è fuso, diciamo, con il fondotinta come colore, mi piace di più. Allora, ragazze, che cosa facciamo? Allora, ora facciamo, trucchiamo un pochino gli occhi. Trucchiamo un pochino gli occhi e prendo la palette, questa qua, questa di Kiko. Prendiamo un bel pennello pulito perché li abbiamo. Quindi prendiamo un bel pennello pulito, prendiamo questo. Ok, allora, perché oggi appunto voglio fare risaltare un po' il fondo, voglio fare risaltare le labbra perché proverò altri rossetti, quindi vediamo che cosa metto. Allora, faccio la base con questo, che è bello. Allora, questi ombretti sembrano di seta, sembrano di seta, sono proprio setificati, guardate. Vedete? Veramente questa palette è stupenda, ragazze. Sembrano, vi devo dire che a primo acchito sembrano dei colori stupidi. E invece io li trovo belli e poi vi ripeto, sono molto setificati questi ombretti, non sono per niente polverosi, assolutamente no, non sono polverosi e sono proprio molto molto lucidi. Guardate che bello. Allora, ora andiamo a mettere un pochino di questo e intensifichiamo un pochino l'angolo. Sapete che io faccio sempre un pochino l'angolo più intenso. Questa palette, quindi comprata con la promozione, è stato un affare perché i colori mi piacciono molto. Devo dire che i colori mi piacciono molto. Ok, cambiamo pennello e andiamo a fare un punto luce proprio accanto l'attaccatura dell'angolo.
Se vi ricordate, l'avevo già fatto questo trucco, l'ho rifatto perché mi piace molto. Allora, ora andiamo a mettere l'eyeliner, quello di NYX, l'eyeliner di NYX che è marrone, sapete, non è nero. Per ora mi sono convertita all'eyeliner marrone. Allora, raga, poi vi volevo dire un'altra cosa. Praticamente oggi pomeriggio sarei dovuta uscire e dovevo andare a Palermo da una sarta a prendere le fodere delle sedie, delle mie sedie IKEA, quelle bianche. E mio marito mi ha fatto ricordare che saremmo rimasti imbottigliati in autostrada perché, sapete perché? Vi do qualche secondo di tempo per pensarci. Voglio vedere se siete informate. Che cosa c'è stasera a Palermo? Vi do un po' di tempo, nel frattempo io continuo col trucco. Allora, che cosa c'è stasera a Palermo? Qualcuno ha indovinato? Che cosa c'è stato ieri sera a Palermo? Allora, dai ragazze, ve lo dico io. Allora, ieri c'è stato il concerto di Vasco Rossi e stasera si replica. Sono 2 serate. Ha fatto 2 serate Vasco a Palermo. Io non ci sono andata, non mi chiedete perché. A me non mi fa impazzire, mi piacciono le canzoni, per carità, non tutte, tutte. Per esempio, la mia preferita di Vasco è un senso, questa proprio mi piace tantissimo, però ce n'è altre che non mi fanno impazzire, quindi se volete sapere perché non sono andata per questo, perché non impazzisco, però molta gente invece sì, e quindi ci sarà in autostrada praticamente un delirio, ci sarà un delirio, quindi abbiamo preferito non spostarci, tanto insomma, se le andiamo a prendere un altro giorno non succede niente. Ok, allora l'ho preparata la matita per gli occhi. Qua non la vedo, forse l'ho conservata per sbaglio. Vediamo, forse è questa. No, non è questa. Va bene, la troverò. Allora, ragazze. Allora, ok, andiamo a mettere la matita numero 34 di Astra e vi devo dire che in effetti questa matita, perché ho fatto qualche prova, questa matita si presta a moltissimi, non vorrei sbagliare, a moltissimi rossetti, infatti stavo sbagliando, è questa. Ragazze, il problema sapete qual è? Che io senza occhiali non vedo bene, quindi. Allora, vado a mettere la matita 34 di Astra perché voglio provare ora un rossetto. E oggi, ragazze, è un casino perché prima applico un rossetto, ve lo faccio vedere, poi lo tolgo, mi sono preparata i fazzolettini imbevuti per toglierlo, poi lo tolgo e mi metto l'altro che invece è quello indelebile. Quindi uno lo posso struccare mentre l'altro no. Quindi andiamo con questa matita. Ragazze, come mi sembra questa matita? A me sembra bella. Allora, vediamo se trovo quello che cerco. Dunque, con gli occhiali cedo un po' meglio. Dunque, qui non c'è. Qui non c'è. Vediamo dove l'ho messa sta matita. Che io cretinamente mi sono preparata e poi ho conservato di nuovo. Errori che si fanno, ne ho una marea matite nere, però ecco,
Io cerco questa. Ok, ragazze. Che senza matita nera l'occhio mi sembra smorto. Allora, andiamo a mettere la matita nera, quella di Essence. Ok, la matita l'abbiamo messa. Vediamo se riesco a fare un pochino con questo. Prendo di nuovo la palette perché con questo pennello sottile voglio fare una riga anche nella rima inferiore, ma una specie di ombreggiatura più che altro. Proprio un'ombreggiatura. Allora, ragazze, che cosa facciamo? Allora, prima di mettere il rossetto, sto pensando che voglio mettere il blush. Voglio mettere il blush. Ok, per ora naturalmente metto questo perché mi piace tantissimo questo qua. Mi piace proprio il rosa. Mi piace un sacco questo rosa. Ragazze, intanto che mi sto truccando, naturalmente io cerco di testare vediamo qual è meglio. Cerco di testare questo fondo per vedere se mi fa soffrire, se mi fa sudare. A parte il fatto che ho, diciamo, un po' il ventilatore messo qui lateralmente, però vi devo dire che finora va bene. Ok, allora, come ho fatto l'altra volta, facciamo pure un pochino, uniamo pure questo qua. Uniamo pure questo qua. Saliamo, 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 ok. Allora, che dite? Andiamo con il rossetto? Dai, andiamo con il rossetto. Allora, inforco gli occhiali. Quindi la base mi sembra perfetta. Finora la base mi sembra perfetta. Ragazzi, mi piacciono molto gli occhi, mi piacciono molto questi ombretti che sono proprio setificati, non so se riuscite a vederlo bene, sono proprio belli. Allora, ragazze, dunque andrò a mettere prima questo qua, perché questo si può togliere e vi faccio vedere l'altro, quello che avevo prima, così vedete le differenze. Allora, questo è quello il primo che ho comprato, che è un nude. Questo invece è quello che mi è arrivato stamattina, vedete? Vedete la differenza? Quindi questo che mi è arrivato stamattina è molto più scuro. Allora, questo qua si può gestire nel senso che poi lo posso andare a togliere con un fazzolettino imbevuto e vi faccio vedere l'altro. Se facevo al contrario, era impossibile togliere quello, perché quello è proprio è indelebile. Allora, andiamo a vedere. Ragazze, nel frattempo vi chiedo scusa per la mia manicure. Allora, che ne pensate? Bello. Bello.
E soprattutto la matita si adatta tantissimo. La matita di Astra che ho comprato, vedete? Si adatta tantissimo. Mi piace molto, ragazze. Mi piace molto, moltissimo. Allora andiamo a togliere sta pinzetta, dai, magari. Tanto gli occhi ho finito di truccarli. In realtà dovrei mettermi anche un po' il mascara. Ok, ragazzi, allora finiamo il trucco con l'illuminante. Mettiamo questo. Oggi voglio mettere questo. Questo è di Makeup Revolution. Guardate che bel pack che ha, tutto che brilla. E allora andiamo con l'illuminante. Togliamo gli occhiali. Bello questo illuminante, guardate, guardate che bello. E ne ho visti che su Shiglam ce n'è tantissimi che mi piacciono. Ce n'è molti, molti che mi piacciono. Allora, non ho capito perché. Mi sembra di vedere qui una striscia. Va bene. Allora, ragazze, fatemi dare una controllata. Allora, il rossetto mi sembra molto bello, mi vedete bene? Il rossetto mi sembra molto bello. Allora, ragazze, facciamo una cosa. Io mi vado a mi lavo le mani, intanto mi sciolgo i capelli, mi metto un paio di orecchini e faccio vedere il look finito. Poi togliamo questo e mettiamo l'altro rossetto. Che lavoro! Ok, ragazzi, allora il trucco è finito. Ho visto che questo è un trucco molto glow, molto lucido, molto, vedete, molto luminoso. Mi tolgo gli occhiali. Allora, vi ripeto, questi ombretti mi piacciono moltissimo perché sono setificati. Poi ho messo, guardate, questo bel illuminante. Guardate che bello l'insieme è del blush a stick. Poi ho messo un blush solido in terra e poi ho messo questo illuminante. Vedete che bello? E viene questo risultato molto glow, molto lucido, molto luminoso. Ok, allora ora dobbiamo andare a provare l'altro rossetto. E quindi, ragazze, mi sembra un peccato, ma lo devo togliere. Allora prendo un fazzolettino imbevuto. Ok, questo è l'altro rossetto. Ora vi faccio la differenza con l'altro. Vi faccio vedere la differenza con l'altro. Dai, prima vi faccio vedere la differenza e poi lo tolgo. Allora, decisamente molto diversi. Allora, ragazze, questo è quello che mi è arrivato prima. Il primo che mi è arrivato. Questo è il secondo, vedete? Sì, sono molto molto diversi, però vi devo dire che l'ho swatchato e il colore che risulta con lo swatch dice, sembra che non c'entri niente con quello che si vede. Ok, ragazze, ora ci vuole coraggio perché mi devo andare a togliere questo. Ok, e vabbè, che cosa non faccio per voi, per farvi vedere, per farvi conoscere? Allora. Ecco fatto. Quindi tolto. Ok. Allora andiamo a tamponare un poco con un poco di correttore così per applicare meglio anche la matita. Lo sapete, no? Lo sapete che il rossetto vi dura molto di più se mettete un po' di cipria, un po' di
come dire, di fondo, di correttore, qualsiasi cosa che faccia diventare le labbra più scriventi e più appunto poi con questa base sotto praticamente è come se fosse un primer, quindi vi dura poi di più. Allora ragazze, io faccio una cosa, applico sempre la matita di Astra. Sì. Ok, però faccio solo il contorno, non vado a riempire un pochino i lati. Allora, così ora vediamo bene bene questo rossetto, che colore ha. Ok. E questo ragazzo è quello indelebile, eh? Allora, ragazze, questo è il colore del rossetto. Questo è un rossetto che sembra lucido e invece in un nanosecondo si asciuga. Si sta già asciugando perché lo sento. Ecco, è diventato. Mamma mia, che differenza! C'è proprio da stupirsi perché poi prima sembra che mettiate un lucidalabbra, subito dopo è come se aveste messo della cipria, quindi una cosa asciutta, cipriata. Ok, allora ragazze, il colore è questo. Diciamo che è un po' un arancio molto chiaro. Non mi dispiace, diciamo sono quei colori belli che stanno bene. Niente. Mi amo. Mi voglio bene e mi bacio. Allora, vi devo dire appunto che sono quei colori belli che potete mettere con qualsiasi cosa, che appunto non vi creano problemi di vestiti e cose varie. Devo dire che mi piace. Devo dire che mi piace e forse, la prossima volta mi faccio un contorno più pieno in modo che il colore viene un pochino più scuro. Oppure posso anche provare perché mi ero preparata un po' di matite per vedere appunto quale ci poteva stare meglio. Comunque, ragazze, allora, look finito, quindi vi ho fatto vedere il nuovo fondotinta che è qua, vi ho fatto vedere questo nuovo rossetto e quello che avevo prima. Allora, sempre comprati su Shiglam, vi ricordo i prezzi, questo 7,99, i rossetti sono sui 3,50 e comprando almeno 20 euro di merce non pagate spedizione. Poi che cosa vi volevo dire? Niente, ragazze, ci salutiamo, vi saluto. Spero che appunto questo Get Ready With Me vi sia piaciuto, che vi abbia fatto un po' di compagnia e che soprattutto riesco a farvi conoscere un sacco di prodotti. Mentre il ventilatore mi picchia da questo lato, io vi saluto. Un bacio e ci vediamo domani.